Sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare negli istituti scolastici, un incontro alla Scarabelli con l'intervento della consigliera di parità. Cosa sta emergendo da questo vertice? Allora, intanto dobbiamo ricordare che questa è un'iniziativa, questo workshop oggi, che è il secondo dedicato agli istituti scolastici, è il secondo dopo il primo che era dedicato ai comuni, non dimentichiamolo, agli enti locali. È partita questa iniziativa, vero, dalla consigliera di parità di Caltanissetta, ma con il tavolo tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro già istituito, dove partecipano INAIL, INPS, l'ASP, l'Ispettorato al Lavoro, associazioni datoriali e sindacati. Quindi intanto è il risultato di un lavoro del tavolo, io voglio presentarlo così, vero, su mia indicazione, ma il tavolo ha lavorato e continua a lavorare bene. Oggi gli istituti scolastici, perché la sicurezza è un valore che spesso e volentieri non viene affrontato nella maniera giusta. Non dobbiamo parlare di sicurezza solo quando muore qualcuno e non dobbiamo parlare di sicurezza solo perché la 81 del 2008, cioè il testo unico della sicurezza, mi obbliga a redigere un documento di valutazione dei rischi. Lo devo sapere redigere, devo capire che cos'è questo documento, che è un documento variabile, perché a volte qualcuno lo interpreta come un obbligo di legge, punto e basta. Non capiscono che invece il documento valutazione rischi va variato in base alle condizioni stesse dei lavoratori, cioè dire, se io ho un lavoratore per esempio che si ammala e ha un problema oncologico e poi mi ritorno al lavoro, è ovvio che la sua esposizione al rischio è diversa da quella che aveva prima e quindi devo rivalutare il documento di valutazione rischi. Devo ringraziare le istituzioni che stamattina continuano a appoggiare queste iniziative, la Questura che è presente, il capo di gabinetto dell'assessorato regionale all'istruzione e formazione che sta arrivando, il comune di Caltanissetta che ci ospita in questa sede e che continua a supportare queste iniziative, l'ASP ovviamente che è sempre al mio fianco e oggi ho il piacere di avere anche la consigliera regionale di parità che è un segnale importante perché quello che facciamo nelle province viene condiviso da tutta la rete delle consigliere. Cosa si può fare per le scuole in particolare? Allora, per le scuole oggi speriamo che non arrivino i problemi che sono emersi negli enti locali, dove i sindaci ovviamente lamentavano la indisponibilità economica nell'affrontare la sicurezza. Ma il messaggio che noi vogliamo fare passare è che non è un costo la sicurezza, perché a volte ci sono tante piccole cose che si possono fare che non hanno un costo e che però comunque se non fatte mettono a rischio il lavoratore o comunque stiamo parlando di posti pubblici e mettono a rischio anche l'utenza.